Questo pomeriggio alla Sala degli Uccelli in Viale Taramelli a Pavia, il seminario Alternanza Scuola, Lavoro e Terzo Settore, a cura del Centro Servizi Volontariato di Pavia e dall'Ufficio Scolastico di Pavia. Ora qualche piccola anticipazione sul seminario di oggi. Stanno cercando di strutturare questi percorsi per coinvolgere gli studenti in attività di alternanza scuola-lavoro che aiutino la scuola a lavorare per una didattica per competenze, che è questa la grande novità. E questo porta le scuole ad aprirsi sul territorio, entrando maggiormente in contatto con enti profit, ma anche enti no profit, con cui coprogettare questi percorsi che permettono agli studenti di fare queste 200 ore in alternanza scuola-lavoro, accrescere delle competenze su cui poi non soltanto il profit, non soltanto l'azienda ha la possibilità di inserirsi, ma anche il terzo settore e quindi il nostro target di riferimento come Centro Servizi Volontariato, le organizzazioni di volontariato in primis, ma anche altre realtà, ci sono associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, che possono presentare alla scuola le proprie proposte, poi ovviamente da rielaborare a seconda dell'interesse della scuola. Un esempio concreto di progetto su cui stiamo lavorando è un progetto di alternanza scuola-lavoro con una classe Liceo Cairoli, che è riuscita quest'anno a permettere agli studenti di fare la sospensione delle attività didattiche e questa è una cosa, diciamo, da un certo punto di vista rara e anche importante perché significa che la scuola riconosce grande valore all'alternanza al punto da sospendere l'attività didattica in aula perché riconosce all'alternanza altrettanta validità didattica. Fondamentalmente a seguire tutti i passi per riuscire a